Ragazzi, il derby del Parone è ancora nostro! Ma che gol ha fatto Liguori? Io non ci posso credere! Lo vedrete nella live reaction domani? Io non ci posso credere! Sono rimasto attonito lì, basito, a capire se era realtà o un sogno. Ma Liguori ha fatto il gol più bello della stagione fino a questo momento e potrebbe a mani basse essere il gol della stagione. Per come si è messa anche sugli altri campi, perché il Mantova continua a vincere. Ma noi ci siamo a Trieste, vinciamo noi, grazie a Liguori e soprattutto grazie al nostro santo in porta che festeggia le 101 presenze con la maglia bianco scudata con altre parate clamorose. Forse premonitore è stato le sue parole nell'intervista pre-partita dove ha detto: le parate più difficili e più importanti le ho fatte proprio contro la Triestina. Ecco, si aggiungono anche questa alla collezione del nostro santo, che io vorrei solo che abbracciare e almeno ci fa passare delle feste a noi tifosi padovani, consapevoli che siamo a meno 4 dal Mantova, che è molto distante per quanto mi riguarda, anche per come sta affrontando il Mantova le sue partite, però noi siamo lì. Perché un pareggio comunque ci mandava a meno 6. E meno 6 sono due partite che il Mantova deve perdere e noi dobbiamo vincerle. Cosa non facile, perché per vincerle ce la possiamo fare, anche se abbiamo la pareggite in certi momenti della stagione, l'abbiamo visto. Ma il Mantova al momento, da quello che mi ricordo, ne ha perse solo due di partite. Quindi chiedergli di perdere altre due partite la vedo difficile. Prossima partita, la prima dell'anno 2024. A Leuganeo, tra l'altro, Padova proprio contro il Mantova. Vincere sarebbe d'obbligo, ci manderebbe a meno uno e lì la pressione si farebbe tanta, tanta per il Mantova di Posanzini. Noi oggi battiamo una grande Triestina di Attilio Tesser. Nel primo tempo devo dire che ho visto la difesa traballante e se non c'era Sant'Antonio la partita poteva trasformarsi tranquillamente in una tragedia. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato un po' le cose e poi quel gol di Liguori ci ha dato consapevolezza, un'altra mentalità. In più, la Triestina, da quello che ho capito, è rimasta prima in 10 e addirittura in 9. E, scusatemi, però seguire due partite contemporaneamente, una in TV, una sul tablet, non è facile. Da quello che ho capito, alla fine la Triestina è rimasta in 9. Nel caso mi sbagliassi, correggetemi qui nei commenti. Fatto sta che è una partita veramente importante. Allontaniamo proprio la Triestina che rimane terza e noi rimaniamo agganciati più o meno, perché comunque 4 punti non sono pochi, al Mantova. Andiamo per il nuovo anno e io dico solo tutti allo stadio. Dopo le vacanze, tutti allo stadio per Padova-Mantova, perché potrebbe essere il crocevia decisivo di questa stagione. E sarebbe solo la prima di ritorno, ma comunque sarebbe veramente decisivo perché questo Mantova non si sta fermando quasi mai. Noi siamo ancora imbattuti a differenza loro, eppure loro sono a 4 punti da noi. Questo vi fa capire quanto sta andando bene il Mantova, a sorpresa di tutti, perché l'anno scorso rischiò la retrocessione, poi si è salvata con ripescaggio, se non mi ricordo male. L'hanno completamente cambiata la squadra, praticamente anche l'allenatore. E stanno facendo praticamente il Südtirol di qualche anno fa, dove dominò il girone e noi rimasero, no, non so parlare, rimanemmo, no, scusate, sono senza voce, senza forze, rimanemmo lì vicini, ma non riuscimmo nell'impresa. E poi sappiamo tutti com'è andata con i playoff con il Palermo, purtroppo. Fatto sta che il derby è nostro, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo, ale ale!